Buongiorno a tutti, procediamo velocemente nelle relazioni perché siamo molto in ritardo. Allora, intanto due parole sul titolo, le nuove misure del PSR. Nuove misure del PSR, oggi non vi presento la versione definitiva delle nuove misure perché non è possibile farlo. Siamo ancora in fase di negoziato, quindi cercheremo di illustrare un po' le problematiche maggiori che sono emerse nel confronto con la Commissione Europea. Qui vedete un attimo chi sono gli attori del negoziato, no? Quindi la Commissione Europea innanzitutto, no guarda, non vedo l'altra, è lo stesso, riesco a leggere. Quindi Commissione Europea è un po' il soggetto che ha un pochino il potere maggiore in questo negoziato, perché ovviamente se non c'è la decisione comunitaria non si riesce a partire, ad avere appunto la possibilità di finanziare tutte le misure. Poi ovviamente c'è la parte politica regionale, quindi il Consiglio regionale, la Giunta regionale, e da ultimo anche il discorso delle parti sociali, quindi il partenariato generale e in particolare il tavolo verde per quello che riguarda un po' gli aspetti dell'agricoltura. Il servizio agricoltura ambiente è un po', diciamo, sta in mezzo, deve cercare di far conciliare un po' tutte queste esigenze, cercando appunto di trovare la soluzione che scontenti il meno possibile ovviamente il livello regionale, ma che contenti anche la parte comunitaria. Allora, intanto le osservazioni della Commissione Europea, si è detto sono oltre 600, stanno arrivando adesso con le regioni attuali osservazioni 800, 850, il Piemonte pochi giorni fa sono arrivate oltre 800 osservazioni. Come si diceva, non è importante il numero di osservazioni, ma la pesantezza delle osservazioni. Vediamo adesso quindi nel nostro PSR quali sono gli aspetti più critici che ci hanno osservato, insomma, no? Quindi la prima questione, le scelte regionali. Noi abbiamo scritto un PSR che era, per scelta, insomma, è stata quella la scelta nostra, abbastanza generico per evitare di avere un'ingessatura troppo forte nel programma e quindi dover poi ogni anno andare a cambiare le diverse schede di misura perché nel frattempo erano emerse altre necessità, eccetera. Però questo non è stato accettato dall'Unione Europea, ci hanno chiesto un dettaglio molto più alto e quindi adesso stiamo lavorando proprio in questi giorni per rispondere a questa osservazione. Un'altra questione è stata la semplificazione dell'architettura, quindi una semplificazione tecnica, questa architettura del programma. Erano state presentate 123 sottomisure, che è una cosa forse spropositata, diciamo così, ma nel momento in cui abbiamo scritto il programma ancora non erano stati neanche approvati i regolamenti definitivi, quindi abbiamo lavorato un pochino quasi al buio. E poi ci hanno spiegato a Bruxelles, cioè Antisu, che in effetti, pur mantenendo la possibilità di finanziare tutto quello che avevamo previsto, potevamo semplificare di molto il programma. In effetti ad oggi la versione che abbiamo in lavorazione prevede un 60 sottomisure, quindi abbiamo più che dimezzato. Questo va incontro anche alle richieste che erano venute dal partenariato regionale, che si era trovato anche un po' spiazzato da questo grande numero di misure. Poi, questa è la parte che tratterò io in particolare più tardi, subito dopo, le modifiche sostanziali di alcune misure. Non in tutte, molte misure non avevano grossi problemi, se non molte osservazioni di aggiustamenti, diciamo quasi di dettagli, però in alcune misure invece le osservazioni erano importanti. E poi la parte relativa alle variazioni finanziarie di cui vi ha parlato già la dottoressa Martellini. Vediamo un attimo, quindi entriamo pure nella parte più importante della mia relazione, che è la parte relativa alle misure che hanno incontrato più problemi a livello comunitario. Allora, la misura giovani. La misura giovani, poi vedremo nel dettaglio quali sono i problemi, sicuramente andrà cambiata in maniera molto importante nell'erogazione dei premi, nella condizione di accesso, ci sono veramente da riscrivere parecchie parti. La misura di investimento per le aziende agricole non viene stravolta, questa diciamo viene meno cambiata, ma anche qui dobbiamo introdurre delle modifiche sostanziali. Terza misura, indennità compensativa in area montana svantaggiata, qui la dobbiamo proprio buttare via la misura e riscriverla, e dopo vi dico.
dico un attimo quali sono i problemi che abbiamo incontrato. Le ultime due questioni, il leader, non abbiamo grossi stravolgimenti, ci chiedono di allargare il campo d'azione del leader, su questo non abbiamo problemi, poi vi dico quelle che sono le attuali ipotesi. L'ultima, sulle misure forestali, le modifiche non sono tantissime, ma quelle che ci hanno chiesto vanno cambiate in maniera letterale, così come ci hanno chiesto, perché non abbiamo margini di manovra. Magari sulle altre, adesso vi illustrerò un po', abbiamo ancora delle questioni da discutere, proveremo anche a strappare qualcosa in più dalla Commissione, alla Commissione europea. Allora, la misura giovani. Allora, i problemi hanno riguardato la dimensione economica di accesso. Noi avevamo, come nel vecchio PSR, proposto le unità lavorative aziendali, agricole, insomma, quindi quante persone lavorano in un'azienda, almeno una, quindi se vogliamo finanziare un'azienda, questa deve dare lavoro a una persona. La modulazione dell'aiuto la dobbiamo cambiare, quindi noi davamo più soldi in area montana, alle aziende più grandi, eccetera. E poi l'ultima questione, il piano aziendale. Questo piano aziendale noi l'avevamo un attimino sottovalutato, in realtà va valutato con attenzione e vanno inserite delle cose importanti in questa parte. Allora, la prima questione. Allora, noi avevamo dato accesso alle aziende che avevano unità lavorativa. Come si calcolava questa unità lavorativa? In base agli ettari, alle attività che faceva l'azienda di trasformazione o di allevamento o di agriturismo, anche altre cose di questo genere, davamo un tot di ore per ogni attività, si arrivava alle 1800 ore, questo significava, se si arrivava a questa soglia, che l'azienda aveva possibilità di dare lavoro a una persona. Questo calcolo veniva fatto post investimento, quindi un'azienda anche di limitate dimensioni che introduceva importanti innovazioni, no, di attività, aveva comunque la possibilità di accedere. Ora, il regolamento parla di dimensione economica, gli assomiglia molto, però dobbiamo sicuramente cambiare, perché ci hanno detto questo metodo, anche se si avvicina, non è quello che chiede il regolamento. Quindi utilizzeremo la produzione lorda standard. Qui ci sono delle ipotesi. Tra l'altro noi in passato avevamo solo una soglia minima, ora ci chiedono anche una soglia massima. A Bruxelles, quando siamo andati su, gli abbiamo detto che a livello italiano si stava ragionando di una soglia di accesso, a livello proprio di tutte le regioni, di circa 8-9 mila euro per azienda. Ci hanno detto che ce lo dobbiamo scordare, perché con 9 mila euro lordi l'azienda sicuramente non dà lavoro a un'unità lavorativa. Ora, questa ipotesi, poi vediamo cosa significa, abbiamo fatto delle simulazioni, questa ipotesi porta ad avere circa 14-15 mila euro netti, diciamo 1000 euro al mese più o meno a un imprenditore che lavora in questa azienda. Quindi dovrebbe essere, anche a livello, diciamo così, di università, di Istat, si ritiene questa soglia, una soglia Istat per questi 25 mila euro, si ritiene una soglia che è un po' la demarcazione tra l'azienda vera, che sta sul mercato, che vive di agricoltura, e un'azienda che fa un po' il part time. Valore soglia massimo, tutto da verificare, questa soglia ce la siamo inventata, abbiamo detto 10 volte la dimensione minima. Abbiamo poi fatto questa simulazione, abbiamo provato a verificare, adesso vi spiego questo grafico, cosa succedeva con le aziende che abbiamo finanziato nell'attuale periodo di programmazione con le nuove soglie. Ora, la soglia che abbiamo posto a confronto era la PLV aziendale, che si avvicina alla produzione lorda standard, e abbiamo visto che queste sono le 160 circa aziende che hanno già saldato il loro investimento, quindi hanno ricevuto il contributo a saldo nell'attuale PSR, e abbiamo visto che in effetti siamo più o meno, con queste soglie più o meno siamo in linea, perché sarebbero escluse da questa nuova dimensione queste 10 aziende che hanno meno di 25 mila euro di PLV e le diciamo così 6 o 7 aziende che hanno una PLV superiore ai 250 mila euro. Allora, questa è una valutazione che dovremo ancora approfondire con il tavolo interno politico anche e tavolo verde. Ci sono dei margini comunque
comunque a livello poi di bando, quando sono a schiere bandi, di manovra, perché possiamo diciamo giocare un po' sulle attività aziendali non agricole, no? Quindi agriturismo, trasformazione in azienda, eccetera. Quindi forse questo tipo di soglia di accesso potrebbe andare bene. Non la dobbiamo mandare via a Bruxelles la settimana prossima, abbiamo ancora un paio di settimane, due o tre settimane di tempo per ragionare su questo. Oggi l'ho voluta presentare questa ipotesi per cominciare a stimolare un po' la discussione su questa questione. Allora, quali erano sempre per i giovani i premi? Questa tabella ce la scordiamo, non va bene per niente, perché avevamo diversificato il premio in base alla dimensione aziendale e anche in base al fatto che l'azienda faceva investimenti come era nel vecchio che serve o non li faceva. L'ipotesi anche qui che io butto all'assemblea giusto per cominciare a discutere è questa: dare il massimo nelle aree montane, di quello che consente il regolamento, sono 70.000 euro, e un po' di meno nelle aree non montane, perché ovviamente questo tra l'altro è la condizione che ci dice il regolamento, cioè quella di tarare il premio sulla base di condizioni socio-economiche dei territori. Quindi questo andrebbe benissimo per la Commissione Europea, non ci creerebbero problemi, e in più non dobbiamo chiedere nessuna rendicontazione di questi soldi, che era quello che avevamo messo nel PSR approvato a luglio, perché noi eravamo partiti col vecchio PSR quando chiedevamo l'obbligo di investimenti strutturali. Ci è stato detto che questo era un vincolo eccessivo, la cosa che avevamo chiesto era però perlomeno i soldi che vi diamo voi li dovete impiegare in azienda, non potete andarci in vacanza no, oppure farci qualcos'altro che pare a voi. Questa cosa però non si può fare, cioè non si può chiedere la rendicontazione di questo premio. D'altra parte Bruxelles ci ha detto guardate che questo non è importante, perché comunque l'azienda deve presentare un piano di sviluppo aziendale, chiamiamolo così, business plan, in cui indica degli obiettivi target che deve raggiungere nel periodo dei 3 anni, alla fine dei quali si andrà a verificare se sono stati raggiunti, e se non sono stati raggiunti, se non sono stati raggiunti per niente, c'è la revoca del premio. Ora, quello che viene nella prossima slide è ancora un'altra ipotesi, cioè in questa misura veramente dobbiamo ragionare tanto, però questo è un momento per provare a fare delle proposte. Allora, l'azienda quali target deve indicare nel suo piano di sviluppo? Qui c'è una serie di cose possibili, come vanno quantificate poi la vera questione, adesso non entriamo in questi dettagli, però noi vorremmo una di queste condizioni. L'aumento della dimensione economica. Dimensione economica non vuol dire solo superficie, vuol dire che l'azienda aumenta la produzione standard, no? Quindi il giovane si insedia anche nell'azienda del padre, ma se entra nell'azienda del padre e non fa assolutamente niente, non si capisce perché deve prendere 70.000 euro. 70.000 euro sono una cifra consistente. Quindi un'ipotesi è devi aumentare, prendi in affitto dei terreni, insomma devi diventare competitivo, questo è il senso. Un'altra ipotesi, allora c'è un riorientamento produttivo dell'azienda verso produzioni di qualità, quindi certifica le produzioni. Qualità QM, qualità biologica, qualità con denominazione d'origine, insomma una certificazione su quanta percentuale la produzione aziendale, lo vedremo, ne discuteremo con calma, però ecco, questo è un obiettivo che bisogna raggiungere. Oppure bisogna aumentare il valore aggiunto aziendale attraverso attività per esempio di trasformazione, quindi oppure faccio vendita diretta, quindi cerco di rendere competitiva un'azienda che attualmente ha dei problemi. Altre ipotesi, cioè uno giovane deve fare una scelta, ovviamente può anche scegliere tutti, però ovviamente poi ci sono delle difficoltà notevoli. Basta farne una in questa ipotesi. Allora, diversificare l'attività dell'azienda, oppure introdurre attività multifunzionali, agriturismo, agricoltura sociale, qualcosa appunto che integri ancora una volta, come dicevo, il reddito aziendale. Oppure fare azioni incisive, questo piace molto all'Unione Europea, quindi ce l'abbiamo messo anche per questo, azioni incisive forti di mitigazione o di adattamento ai cambiamenti climatici, quindi ridurre i consumi energetici, ridurre lo spreco dell'acqua, oppure fare investimenti aziendali non produttivi, che però cercano appunto di
mitigare questo o di adattarsi a questi cambiamenti climatici che sono sempre più frequenti, piogge o siccità in particolari periodi. Un'altra ipotesi è di possibile scelta è quella di migliorare il benessere degli animali oltre gli standard normali o di obbligo di legge, quelli ovviamente sono obbligatori, io vado oltre, c'è un allevamento, vado a fare attività di agricoltura, di allevamento estensivo, quindi vado comunque in un senso positivo e che viene gradito anche dall'Unione Europea. Oppure, l'ultima ipotesi, faccio un'introduzione di innovazione tecnologica importante in azienda. Ora, qui ci aveva messo tutto, alla fine non credo di essermi scordato qualcosa, ci aveva messo tutto, la scelta può essere fatta in base alle esigenze aziendali, dovremmo però ragionare su quali siano sia gli obiettivi da raggiungere e la misura e la controllabilità di quello che andiamo a mettere nell'obiettivo. Quindi questa è la parte più critica. Ora, con questo sistema noi potremmo aver risistemato questa misura giovani. La manderemo su fra qualche settimana, vedremo cosa ci dicono, ma credo che in base alle indicazioni non dovremmo aver problemi. Misura, un'altra misura importantissima, una delle più importanti, la 4.1, investimenti strutturali nelle aziende agricole. Allora, indennità compensativa, l'ho messa prima, vabbè, parliamo ora prima di questa. Allora, questa misura è importante anche questa perché aveva appunto una dotazione di oltre 50 milioni di euro, quindi non è poco. Era una delle misure che noi avevamo considerato più importanti per rispondere alla strategia regionale di aiutare la zootecnia estensiva delle aree montane. Quindi avevamo accoppiato il premio all'allevamento zootecnico e alle colture foraggere che potessero alimentare questi animali nelle aree montane. Tutto da cambiare, non è possibile dare un aiuto accoppiato, quindi dobbiamo finanziare tutte le aziende che si trovano in montagna. Quindi anche chi fa colture di qualsiasi genere. Questo sembra un po'... loro ci hanno chiesto a livello comunitario di concentrare, fare delle scelte, questo sembra quasi un buttare i soldi dalla finestra, a mio parere. Perché poi andremo a dare poche decine di euro ad ettaro e poche decine di euro non fanno scegliere l'agricoltore se rimanere o meno in quella zona. Allora l'ipotesi è quella di... poi c'è da... questi sono i problemi, diciamo così, non possiamo più mettere il limite per il finanziamento solo dei soli residenti nelle aree montane e dobbiamo calcolare la regressività in maniera oggettiva e non così con una scelta estemporanea. Allora, le ipotesi di risposta, dicevamo, sono quelle di cercare in qualche modo di dare una priorità alle aziende che fanno allevamento zootecnico estensivo, parliamo di aree montane, sì. L'abbiamo proposto in commissione e ci hanno detto di no quando sono andati su i primi di febbraio. Ora proviamo a rigirarla, vediamo se questa cosa può passare. Diamo priorità alle aziende che hanno nella propria azienda una SAO ad alto valore naturalistico. Questa SAO ad alto valore naturalistico è costituita dai pascoli, essenzialmente. Quindi se riusciamo a far passare questa priorità, comunque una qualche priorità alle aziende zootecniche gliela potremo dare. Quindi si faranno delle graduatorie e poi vedremo in base alla dotazione finanziaria che si può finanziare. Su questo però io ve la metto con molti punti di domanda, perché appunto la Commissione quando siamo andati su non era pienamente d'accordo. Dovremmo eliminare la 13.2, cioè indennità compensativa in area svantaggiata, dove avevamo fatto la scelta di finanziare solo le colture proteiche, ma non si possono più collegare questi premi alle colture proteiche. D'altra parte, con pochi milioni di euro che avevamo messo in questa misura, non possiamo assolutamente aprire a tutti, non abbiamo i soldi, quindi sarebbe impossibile. Toglieremo il vincolo della residenza in aree montane, quindi faremo contenti molti pastori delle aree montane. Però ecco, anche con la nuova normativa nazionale sul pascolamento diretto con il proprio patrimonio zootecnico, la legge di cui parlava prima l'assessore, credo che questo sarà un problema meno importante. E poi nella digressività
dobbiamo fare i conti, ma cercheremo, avremo in mente l'obiettivo di cercare di favorire le piccole aziende. In montagna le aziende chiudono e se vogliamo cercare di farle rimanere dobbiamo dargli una quantità di soldi minima, come facevamo in passato, almeno 5-6 mila euro, cioè non è una cosa molto importante, ma perlomeno può far decidere se continuare l'attività o chiudere. Allora, ecco, questa era la misura delle strutture aziendali, la misura 4.1, investimenti strutturali, vi dicevo, i problemi qui riguardano la condizione di accesso o le priorità, il tasso d'aiuto sulla trasformazione dei prodotti aziendali, che noi avevamo maggiorato, e il tasso d'aiuto maggiorato per chi sta in filiera. Non si può fare. Poi c'è un tetto dimensionale massimo che ci avevano chiesto nelle osservazioni di introdurre, come succedeva per i giovani. Le nostre ipotesi di negoziato con la Commissione sono queste. Allora, e questo su questo primo punto già ci ha dato una risposta, diciamo, positiva. Ha detto vorranno vedere quello che gli mandiamo su, però il principio potrebbe essere accettato. Il rischio era di dover escludere completamente alcune aziende in base al territorio o in base al settore produttivo. Per esempio, faccio un esempio in area montana, diciamo non è l'area montana avvocata al massimo alla viticoltura, quindi la viticoltura in area montana non si può finanziare. Questa è una cosa sbagliata, perché in area montana sono dei microclimi, dei microterritori che magari sono ancora dati. Abbiamo degli esempi molto validi di vino di qualità in certe zone. Chiaro che sono poche queste zone, però escluderla a priori non va bene, così come non va bene escludere a priori certi tipi di investimenti in certi settori. Noi cercheremo di limitare al minimo questo tipo. Allora, esempio, parlando sempre di viticoltura, è vietato fare investimenti per la lavorazione dei campi, trattori o quant'altro. Magari si possono fare investimenti in cantina. Perché dobbiamo fare questa cosa? Ci sono delle esigenze aziendali molto diverse. Sembra che questo problema che ci era stato posto anche in osservazioni può essere superato riproponendo le vecchie priorità settoriali e territoriali con qualche aggiustamento. Adesso anche questa è una questione che dovremo affrontare con il tavolo verde, ma se va così, diciamo che siamo già rodati con questo sistema, dovremo andare abbastanza bene. La seconda questione è un'interpretazione del regolamento sul tasso di aiuto per la trasformazione. In passato, quando un'azienda agricola faceva trasformazione dei propri prodotti in azienda, aveva un tasso di aiuto paragonabile agli altri investimenti, quindi poteva essere anche il 60% in area montana. Questa volta invece è fisso al 40%, esattamente come l'agroindustria. Questa interpretazione del regolamento, ci è stato detto, è indiscutibile, quindi non è chiaro secondo noi, però diciamo, se è indiscutibile ovviamente ci allineeremo. E poi quando si parlava di progettazione integrata, sempre sul regolamento, non si faceva riferimento alla progettazione integrata di filiera, per esempio, ma alla progettazione integrata aziendale. Quindi noi avevamo pensato di dare 10 punti percentuali in più a chi stava in filiera, non si può fare. Potremmo pensare, questa è un'ipotesi che butto lì oggi, anche questa, di fare un pacchetto aziendale per poter dare all'azienda il 10% in più. Quindi se l'azienda fa insieme, per esempio, una 4.1 struttura aziendale, una 6.2, 6.4 che è l'agriturismo, per esempio, oppure anche non due strutturali, ma una strutturale è una misura di formazione, no? Che sia coerente magari con il progetto che presenta l'azienda, allora in questo caso, questa è un'ipotesi, potrebbe provare a maggiorare il tasso di aiuto. Il pacchetto aziendale come per i giovani potrebbe essere anche un'ottima misura di semplificazione, perché se un'azienda ha bisogno di due o tre cose non fa tre domande ma ne fa una sola. L'altra questione era il tetto massimo aziendale. Anche qui su questa nostra proposta ci è sembrato il responsabile della commissione abbastanza favorevole, potrebbe essere accettato ridurre il tetto massimo di contributo all'azienda da 1,5 milioni, quindi ampliando un po' il ventaglio, diciamo, la possibilità di finanziare più aziende, e ovviamente le grandi aziende, le grandissime aziende in questo caso comunque avrebbero un contributo abbastanza limitato. Questa soglia di 500 mila euro non è neanche una cifra
che crea problemi, credo, al nostro interno, qua in regione, perché era la soglia dell'ultima versione del PSR, quella attuale. Eravamo partiti con 1 milione all'inizio del periodo di programmazione, poi avevamo ridotto questo limite. Allora, abbiamo quasi concluso, andiamo adesso alle altre questioni. Sul leader, c'era stato detto, non dovete porre limiti al campo di intervento dei GAP. Ovviamente a Bruxelles ci sono i vari uffici che seguono le varie cose, chi segue il leader cercava appunto di spingere molto in questa direzione. Noi eravamo partiti con l'ipotesi di fargli fare le solite misure dello sviluppo rurale non agricolo, così come avevamo fatto nei precedenti periodi di programmazione. Da qui dobbiamo un attimino ritarare la scheda di misura e poi dovevamo eliminare dal PSR le schede di misura che venivano attuate solo dal leader. Noi ne avevamo 5 o 6, quindi quelle misure andavano completamente eliminate, con un problema che è quello di non avere certezze di rispondenza ai regolamenti comunitari, perché in realtà tutta questa discussione che si fa con Bruxelles è per capire se il nostro PSR è coerente con la normativa comunitaria. Se non è coerente con la normativa comunitaria, arriva la Corte dei Conti e può revocare i contributi alle aziende e ovviamente anche alla Regione. La revoca dei contributi sarebbe poi dovuta a un errore regionale se non c'è l'avallo della Commissione Europea, quindi è comunque utile avere questo vaglio comunitario. Quindi le ipotesi sono mantenere una scelta a livello di misure attuabili dal leader, dai GAL, ma ampliata rispetto a quella che era la versione iniziale. Vi spiego, anche la Corte dei Conti che ha fatto obiezioni a certe modalità troppo chiuse, no, di attuazione del leader, dice che comunque il GAL è utile perché crea dei vantaggi con l'iniziativa bottom up di maggiore aderenza alle realtà, alle esigenze, alle realtà del territorio. Per alcune misure questa aderenza alle realtà del territorio non ha nessuna importanza. Prendiamo ad esempio la misura del biologico, no? La misura del biologico ha una valenza trasversale in tutta la regione, perché è una finalità comunque di riduzione dell'impatto ambientale che non cambia da un'area all'altra. Il biologico è sempre quello, il regolamento è unico a livello comunitario, quindi questa è una tipica misura che non avrebbe senso, i GAL neanche vorrebbero fare, perché dovrebbero praticamente avere una struttura per fare tutte le misure del PSR 4-5 volte quella che hanno attualmente, poi non hanno i soldi per sostenerla questa cosa. Una misura come questa trasversale è meglio che sia fatta dalla struttura regionale, che ormai è anche una capacità, no, tarata, cioè diciamo così, provata nel tempo, e quindi queste misure come queste non pensiamo di metterle nella nuova scheda 19, scheda di misura 19 del leader. Poi vedremo se ci sarà da discutere, è ancora troppo stretta, discuteremo con la Commissione e ne parleremo eventualmente anche con i GAL regionali, perché insomma è ovvio che essendo poi diretti gestori delle misure è bene confrontarsi su questo. E l'altra questione è mantenimento di tutte le misure, più o meno tutte le misure, mettendoci una dotazione piccolina di risorse finanziarie. Tra l'altro la Commissione Europea ce l'ha detto di aumentare le risorse della priorità 6, con qualche milione riusciamo a mantenere vive queste misure. Peraltro questo può dare una risposta anche positiva ai comuni delle aree C1, perché c'erano delle forti pressioni da parte di alcuni amministratori locali di entrare nell'area leader. Ora, la scelta di escludere l'area C1, che comunque è un'area rurale, non era una scelta estemporanea, l'abbiamo fatto anche nel vecchio PSR, ma è legata anche all'importanza e alla concentrazione in queste aree dell'economia e della popolazione. Se in area C1 abbiamo 4-5 volte la densità di popolazione delle aree C2, per esempio, no? Oppure 10 volte la densità di popolazione delle aree D, ci sarà pure una qualche differenza. Quindi se dobbiamo attivare una misura di sviluppo rurale bottom up, cioè questo ha significato nelle aree più svantaggiate, dove l'economia è meno forte e dove appunto anche la popolazione è meno densa. L'ultima questione, eccola qua, quella delle misure forestali. Ci sono due questioni fondamentali su cui non possiamo discutere: quella di dover mettere a bando tutte le misure, mentre fin prima facevamo l'attuale PSR, l'assegnazione delle comunità montane, no? C'è un riparto di soldi alle comunità montane. Stavolta dobbiamo mettere a bando e aprire a tutti, sia al pubblico che al privato. Un'altra questione, non possiamo
possiamo ottenere assolutamente azioni di manutenzione dei boschi o di altre, anche di altre misure, questo vale. Dobbiamo mettere soltanto misure di investimento. Ho finito, grazie.